Volpe è capitano di questo portocorallo che stupisce soprattutto nei derby. Avete vinto quello di Castihadas, avete vinto questo di Muravera. Il Muravera cercava una vittoria per festeggiare la vetta, invece ha incontrato un gran bel portocorallo. Ma sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita, è stata una partita molto combattuta, poi i derby si sa sono partite a sé. Fortunatamente abbiamo vinto un'altra partita in trasferta, mettiamo come si suol dire fino in cascina e cerchiamo subito di arrivare a questa salvezza, diciamo, tranquillamente. Senti, abbiamo chiesto al mister come si fa a passare da un 4-1 di Ghilarza a vincere contro Muravera che mira ai quartieri alti. Cosa vi sta mancando? Perché oggi avete dimostrato di essere una squadra che può lottare per i play-off. Ma sicuramente, però nel calcio a volte contano gli episodi. A Ghilarza il primo tempo è finito 1-0, dove potevamo andare negli spogliatoi con un risultato molto più ampio. Invece abbiamo mangiato qualche gol, mentre poi nella ripresa è successo tutto in 2 minuti, che abbiamo preso rigore, espulsione e quindi abbiamo compromesso un attimino la partita. E poi noi siamo una squadra molto giovane, non siamo stati capaci magari di mantenere il risultato sul 2-1 e poi tentare nel finale, diciamo, il pareggio. Senti, invece un derby ben giocato da voi, però per te personalmente è chiuso con l'amarezza di un'espulsione esagerata alla seconda ammonizione. Sì, infatti sono amareggiato perché sinceramente tutta la partita ho fatto 4 falli e venire espulso al 95esimo, lasciare la squadra in 10 nei minuti finali. Dove avete anche rischiato 2 pali perché 2 mischie sono state. Infatti, è bruttissimo. Mi dispiace perché sinceramente il secondo fallo, al di là che secondo me non c'era proprio, però la ammonizione mi è sembrata alquanto esagerata, però non fa niente, va bene così. E dai, ci godiamo questa vittoria. Senti, sta arrivando il tuo compagno Stefan Cocchen, cosa dici? Oggi giusto, il migliore, giusto? La perla nera di Sarabus. Grazie Roberto, complimenti.